Ciao amici, benvenuti a Toustar. A te che sei artista, ricordo come partecipare. Vai sul nostro sito globogioco.it, sezione progetti, clicca il logo di Toustar e troverai tutte le informazioni e il modulo di adesione. Ricordati, mostraci di che arte sei fatto. Passiamo all'ospite di oggi. L'ospite di oggi avrà sicuramente qualcosa da insegnarmi. È con noi un presentatore, Giustino Comi. Ciao Giustino, benvenuto a Toustar. Grazie, grazie. Pochi applausi perché non è il caso, stiamo qua in amicizia, è proprio veramente solo io e te. C'è nessuno. Allora, c'è nessuno, siamo soli. Grazie, io ti posso dire una cosa subito, che certo. Sono un pochino imbarazzato perché di solito il mio posto è quello che occupi tu, sono abituato a fare le domande e mi rendo conto adesso, solamente adesso, di quale imbarazzo hanno le persone quando le vado a intervistare io. Vero? Sì, perché forse è più facile fare le domande che rispondere. No? Per me è difficile anche quello. È difficile anche quello. E se mi permetti, visto che non sapevo in quale veste potevo essere qui, se come DJ, come esperienza radiofonica, giornalista, quello che vuoi, allora ho dato un'occhiata a quelli che sono gli ospiti che sono stati qui e ho detto devo andare a portare un po' di cultura, cioè noi possiamo fare solo ridere e scherzare, certo, qui. Certo, ma noi ci quindi ti ho portato un regalo bellissimo, una cosa, un'anteprima, una chicca, perché questo è il mio primo libro. Non ci credo. Ti ho portato veramente la prima copia, questa è brutta perché è la copia zero, come si dice, deve ancora andare in stampa, però è un libro che ho scritto dopo tanti anni di ricerca, di studio. E si intitola, adesso lo metto in favore di camera qua, tutto quello che gli uomini hanno capito delle donne. Non so se riesci a vederlo con la camera, perfetto. E ovviamente se tu provi a sfogliarlo a caso, vediamo, capirai che... Ops. Adesso cerchiamo di non far cadere tutto. Prova, apri una pagina a caso per capire che cosa hanno capito gli uomini delle donne. Fai pur vedere... Direi che la risposta è... Una fava. Un libro completamente bianco, infatti ci è voluto poco per scriverlo perché noi delle donne non abbiamo capito proprio niente ancora adesso. Una fava. Questo, volevo portarti questa anteprima solo per te perché non era giusto. Grazie, ne sono onorata. Bene. Finalmente qualcuno che la pensa come me. Beh, allora già siamo a un buon punto, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Perfetto. Allora, partiamo con l'intervista, Giustino. Dimmi tutto, cosa posso dirti? Come e in che anno hai cominciato a fare il presentatore? Allora, per le prossime 4 ore non prendete impegni, che adesso ve li spiego. No, io ho iniziato facendo radio, cioè la prima esperienza è stata con la radio. Adesso faccio outing questa sera, quindi do un'altra cosa che non ho mai detto da nessuna parte. Oh, che onore! Adesso faccio come Barbara D'Urso, solo noi, no, solo, no, noi solo ce l'abbiamo. Solo noi. Adesso vediamo se ti ritrovi anche in questa cosa. Io credo che come per il gruppo sanguigno, io sono un timido estroverso. Non so se quale gruppo appartieni te. Io sono timido e faccio questo lavoro proprio per tirar fuori la timidezza. Ci siamo trovati sicuramente. E diventiamo estroversi così. Ho iniziato in radio che avevo 20 anni e l'esperienza alla radio è stata bellissima perché la radio come si faceva tanti anni fa, infatti adesso non si chiamano più, ma una volta si chiamavano radio libere, radio private, non so se vi ricordate, voi siete giovani, siete dei ragazzi giovani, ma a quel tempo si chiamavano lì perché era veramente fare la radio, eravamo dei pionieri, cioè non esistevano gli strumenti che c'erano oggi, quindi dovevi prenderti il vinile, metterlo su, e si faceva tutto, si faceva non solo, si studiava il programma, lo si realizzava. Mi ricordo che in quegli anni, pensando anche, ti faccio un esempio, uno stacchetto, io ho trovato uno stacchetto pensandoci su, la prima radio a colori, l'abbiamo detta noi, e dopo anni altre radio mi hanno detto ma lo sai che quello stacchetto lì ci sarebbe piaciuto a noi e voi che eravate una radiolina piccola ce l'avete portato via, però l'idea è quella di dare un segnale. I creativi non sono solo nei grandi show, sono Bravo. Anche nei piccoli show, per cui... Dai piccoli show possono diventare grandi. Esatto, si parte sempre dalle piccole cose, poi l'occasione c'era anche per andare a lavorare in una grande radio, ma siccome io sono brianzolo, figlio di Brianzoli, e avevo appena iniziato a lavorare e la radio mi faceva un contratto di 6 mesi e poi dopo non si sapeva se rinnovabile o meno, allora a casa mi hanno detto, non so se capite lo slang, mi hanno detto
No, no, perché se poi resti a piedi te sei ranget, hai capito? Che anni erano quegli anni lì? Adesso perché vuoi sapere quanti anni ho. Sì, comunque, erano gli anni 80, erano gli anni 80. Sì, eravamo ancora in quella fase dove musica, creatività erano ancora sì, sì, però quasi lo dico, tabù. Lo dico per quelli che iniziano oggi, dico, ragazzi, seguite i vostri sogni, fregatevene perché magari l'occasione è buona. Certo, uno su mille ce la fa, ma è meglio che quell'uno lì ci provi perché sennò magari resta. Esattamente. Resta quindi DJ. Ho iniziato facendo radio per 10 anni, esperienza bellissima, e dopo, chiuso l'esperienza con la radio, ho iniziato a salire sul palco a fare presentatore. Quanto lavoro c'è dietro alle quinte per la preparazione di uno spettacolo? Allora, il lavoro è tanto, soprattutto perché poi il presentatore segue diverse cose. Cioè, non è che tondo, tu, certo. Non è come uno canta e basta. Cioè, tu presentatore devi presentare, io ho fatto sfilate di moda, concorsi di bellezza, concorsi canori, tonnellate, cose del genere. Quindi su ogni cosa non è vero che devi improvvisare, perché ti devi preparare. Devi avere almeno un canovaccio. Non siamo come quelli che hanno scritto le parole buonasera, eccoci qui, eccetera, eccetera, però ci sono dei punti fermi. Ti racconto, posso raccontarti? Certo. Non so, tu interrompimi quando... Sì, quando... abbiamo dei tempi ristretti. Solo una piccola cosa. Cioè, facendo un musical, poi siamo entrati in un gruppo e facciamo un musical, una sera prepariamo lo spettacolo al Teatro Sociale a Lecco, Teatro Sociale, quindi tutta... il Gotha di Lecco davanti alle prime file, così c'era a un certo punto doveva partire uno stacchetto musicale per una certa scena. Siccome non ci sono le parole scritte, allora troviamo con i tecnici e dico, quando io dico in realtà, voi fate partire questa musica. Il problema è che tutta la gente è lì a guardare lo spettacolo tranne i tecnici, che si mettono a parlare loro due della partita di calcio. Allora arrivo e in realtà comunque, perché in realtà, alla fine il pubblico ha capito, uno del pubblico è andato là e gli ha detto, oh, ha detto in realtà! E lì è partita la musica, tanto per dirti comunque la preparazione, certo, che ci vuole per un... Ho visto anche che hai presentato degli eventi dove c'erano ospiti prestigiosi. Sì. Giusto, perché io ti ho stalkerato un po' sui social. Ma mi sembra giusto, cioè andare a vedere con chi parli, perché vogliono sapere a casa tua anche chi frequenti, quindi devi sapere... Assolutamente con chi parli. Sì, ti riferisci al Donizetti, a queste cose? Esatto. Qui. Allora, io premetto che collaboro col Teleton di Lecco da tanti anni, dove facciamo un sacco di serate per raccogliere fondi. Siamo stati a Roma, in piazza a Fiume, a fare uno spettacolo con il Chorus Line, sempre per il Teleton, e abbiamo fatto queste serate al Donizetti, che è veramente una cosa... bellissima, perché è un teatro fantastico, è come la Scala, cioè uno dei più antichi e più belli teatri che ci sono in Italia, e andar lì, ne ho fatto uno con Katia Ricciarelli e uno con Ivana Spagna, e è una sensazione pazzesca, perché rispetto a tutti gli altri teatri, cioè tu hai veramente questa marea di palchi che ti avvolgono e tu senti il respiro delle persone da sopra, quando sei lì a parlare senti queste che ti respirano sopra, quindi ti dà un'emozione incredibile. Tu che fai questo lavoro? Cioè, insomma, lavoro. Faccio questo lavoro. È un lavoro che devi fare quando hai l'emozione, quando ti diverti di farlo. Perché se lo devi fare solo perché devi fare i soldi o per fare... Devi Io smetterla. Concordo devi farlo, assolutamente con te. Devi fare un altro lavoro. Siamo ti deve divertire. Sulla stessa lunghezza d'onda. A me piace quando alla fine dello spettacolo vado via e mi sono divertito. Certo. Nella tua carriera, sì, qual è l'evento che ti ha segnato, quello che ti è rimasto di più? Segnato perché io quando lavoravo agli inizi avevo un seguito e a volte mi seguivano fino a casa e qualche volta mi hanno anche segnato. No, scherzo. Però c'era una domanda, no, qui che diceva se tu hai fatto qualche evento in chiave comica. Direi che la risposta ce l'ha proprio già data. Direi allora, assolutamente che... Ce l'abbiamo ancora un minuto, sì. La realtà è questa, a me piace, io quando vado in teatro mi piace parlare col pubblico prima dell'inizio dello spettacolo, parlo sempre, chiacchieriamo così. E non sai quante volte mi dice, allora come va signore? Sono stato all'ospedale, c'ho il marito che non sta bene. Un sacco di gente che c'ha un sacco di problemi. Esatto. Quindi la mia prerogativa è quella di farli divertire. Io voglio che almeno un paio d'ore si dimentichino dei problemi che hanno a casa, che vadano a casa
sereni, no? Ma è quindi, questa la missione degli artisti, no? È questa la missione principale. Sei un presentatore comico? No, sono un presentatore, però se riesco a far ridere lo faccio volentieri. Non ma volevo... io guarda, quasi quasi la cartella te la butto via. No, non volevo, non volevo tanto sta rispondendo a tutte le domande. Non volevo espropriarti, scusami. No, no, ma è questo il bello. Noi siamo qui per valorizzare gli ospiti. Va bene. E tu, ti do del tu, mi permetto di darti del tu, ti stai valorizzando da solo. Adesso perché stai dimostrando di essere una persona estroversa, questa... un grande comico. Io perché... ti ringrazio, però questa del, di darmi del tu la tagliamo perché cioè, mi hai fatto capire che potrei essere tuo padre. Posso darti del tu? No, realtà, la faccio sempre per educazione. In realtà io ho 34 anni portati malissimo oppure 86 portati discretamente. Scegli tu, cioè, in questo range ci siamo. Vediamo se c'è qualche domanda interessante da farti. Vediamo, vediamo. Sbirciamo, perché tu veramente hai risposto. No, no, adesso non volevo... Non volevo. No, allora, facciamo così. Hai qualche altro evento che vuoi raccontare? Sono un po' logorroico, parlo troppo. Ma ci va bene così. Hai qualche evento ancora da raccontare, qualche esperienza della tua vita che vuoi... raccontare a chi ci segue? Esperienze della mia vita, cosa intendi? No, scherzo. A proposito del parlare, ti dirò, un anno a Lecco abbiamo fatto un sabato di sport, si partiva alle 10 del mattino, si arrivava alle 11 di sera, e hanno detto, ma se riesci a intrattenere, a parlare così, io ho iniziato alle 10 del mattino e sono arrivato fino alle 11 di sera. E alla fine c'erano quelli che avevano organizzato, ho detto, ma... dove le hai trovate 10-12 ore di cavolate da dire per trattenere la gente? Però è una cosa così, io ho una malattia, altro outing anche questo qua. Mamma mia. Ci sta stasera svelando tante cose di sé quest'oggi. Ho una malattia che quando vedo un microfono abbandonato da qualche parte non riesco a fare a meno di... A lasciarlo lì? Sì. Mi è successo diverse volte, cioè qualcuno ha lasciato il microfono, la gente era lì, allora lo prendi e cominci. Ma è bellissimo tutto questo, a raccontare, proprio bello. A fare qualcosa. Oh, facciamo una domanda. Non è grave, dai. Come malattia, no? Non è grave. No, non è grave, direi che non è una malattia ed è una bella mania. Va bene. È una bella mania. Adesso starò più ristretto e facciamo sto alle tue domande. Tu fammi le domande e rispondo abbiamo velocemente. Abbiamo capito che è veramente un artista tutto tondo, tra radio, tondo. Teatri. No, tonda sono io, mi ho sbagliato. È un artista tutto tondo, veramente, teatri, DJ, insomma. Sì. Eventi canori, eventi insomma di beneficenza, eventi insomma importanti. Sì. Mi avevi parlato anche del Carnevalone. Carnevalone di Lecco, l'anno scorso ce l'hanno bloccato proprio il giorno che dovevamo aprirlo. È un po' di anni che è tornato il Carnevalone, un po' di anni che ho il piacere di aprirlo e di presentare anche la sfilata. Speriamo che si per cui, tornare presto. Cioè. Lascio perdere l'artista e cosa fa invece Giustino nella vita, oltre a essere impegnato in questo genere di eventi? Cioè, parlaci del tuo lavoro principale, in poche parole. Lavoro in un'azienda, perché allora, siccome sono spesso richiesto, dove dicono c'è della beneficenza, ci sei, dico va bene, ok. E siccome mi piace, ma non ci campo, quindi ho anche un lavoro normalissimo, diciamo un impiegato, no? Ho capito. Va bene così. Va bene, niente, allora io direi che siamo giunti al termine perché si è già raccontato veramente tanto. Come ultima domanda ti chiederei, tu hai un saluto tormentone? Cioè, nel senso, hai una cosa ricorrente che ripeti sempre sul palco quando devi salutare il tuo pubblico? Le cambio, sì, faccio un po' di cose diverse, dipende... Ce n'è una bella che alla fine dello spettacolo dico adesso io tornerò a casa, infilerò la chiave nella toppa, aprirò la porta, mia mamma che ha 95 anni sarà lì, mi dirà allora com'è andata Giustino? Bene, dirò. E loro sono stati contenti, si sono alzati tutti in piedi ad applaudirti, voi fate quello che volete ma io non me la sento di dire una bugia a mia mamma, capito? Quindi la gente bellissimo, ecco, questa è bellissimo. Una delle... Te lo facciamo noi adesso l'applauso, ci alziamo in piedi noi. No, non ci possiamo alzare in piedi, sennò non ci prende più la telecamera. Infatti, quindi rimaniamo seduti. Qui. È una cosa, l'abbiamo fatta col pensiero, va bene. Bene, dai, l'intervista è finita, chiaramente. Ti ringrazio di essere stato qui. Spero di essere stato nei tempi e di non aver rubato troppo. Benissimo, benissimo, grazie. Va bene così.
ti ringrazio veramente di essere stato qui a Tostar, è stata l'intervista più stravagante, credo, e quindi ci piace, perché le cose stravaganti ci piacciono, ancora grazie. Grazie, grazie a te, io spero di averti prossimamente da qualche altra parte in situazione inversa, perché lei è una bravissima cantante, lo sapete, si può dire, si può dire qua, o è una grazie. Bravissima cantante, quindi è anche un bel colore di capelli che sta bene con il mio divano, quindi poi, è cosa fantastica. Grazie ancora, grazie a tutti voi, un bacio a tutti, grazie. Perché non sono una che si offende, Giustino. Scherzo, ovviamente. Niente. Adesso, alla fine dell'intervista, verrò massacrato, quindi saluto tutti, è stato bello lavorare con voi, avervi in teatro, grazie. Sì, vedo anche il cameraman che fa dei gesti che sono assolutamente... E io come chiudo adesso questa puntata? Va bene, mi faccio seria e vi ricordo che Tostar è un progetto di Globo e Brianza. Ci trovate su tutti i social network, quindi Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok. Seguiteci, state lì perché c'è lo Star Quiz. Io saluto il mio ospite. Ciao Giustino, grazie veramente. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Giustino, sei pronto per lo Star Quiz? Vai. Allora, pronti, partenza, via. Il tuo soprannome? Justin, per tutti sono Justin, anche se ne ho a centinaia. Segno zodiacale? Toro. Piatto preferito? Lasagne. Cinema o TV? Cinema. Dai voti da 1 a 10 per amore? 10. Lavoro? 8. Vacanze? 9. Soldi? 7. La prima canzone che ti viene in mente? Concerto in La minore, lo conosci? La conosci? Cantane un pezzettino. Ecco, lo sapevo. Ha lasciato in un cassetto. Bravissimo. Dolce o amaro? Dolce. La cosa più dolce nella tua vita? La cosa più dolce nella mia vita sono io. Devi dire 5 volte molto velocemente la parola bianco. Bianco, 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 bianco. Cosa beve la mucca? L'acqua. Ah, mi ha fregato. Discoteca o stadio? Discoteca. Apri una porta in un sogno, chi c'è dietro? Leonardo da Vinci. Hai una catapulta, chi ci metteresti sopra da lanciare lontanissimo? La pandemia. Va benissimo, bene? Grazie. Va. Giustino. Grazie, grazie.